Buonasera, gli amici telespettatori di TVC, continuano gli approfondimenti a cura della nostra redazione con ospiti in collegamento in streaming per parlare naturalmente della grande emergenza del coronavirus e di tutti i risvolti che questa pandemia sta comportando per il nostro paese. Oggi in particolare parliamo di lavoro e della crisi che sta vivendo il comparto marittimo e lo facciamo con gli ospiti che vado subito a presentarvi. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba. Il Buonasera a sindaco, tutti. Buonasera buonasera sindaco. a tutti voi, buonasera al sindaco Cuomo di Sorrento e al sindaco Bonaiuto di Ercolano, a Ciro Gaglione, a Vincenzo Accardo e a tutti coloro di Antonella e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Grazie sindaco, saluto naturalmente, li ha già annunciati lei, il sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. Buonasera a Buonasera. tutti. Buonasera. E Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco. Buonasera Vincenzo. Buonasera. Buonasera a tutti. Un saluto naturalmente anche al nostro responsabile tecnico alla regia, Ciro Gaglione. Buonasera Ciro. Buonasera. Dopo i saluti di rito entriamo subito nel vivo della trasmissione, lo dicevo poc'anzi, parliamo oggi della crisi del comparto marittimo e in particolare dei lavoratori stagionali. Non a caso abbiamo con noi in collegamento i sindaci di Torre del Greco, Ercolano e Sorrento, città vocazione marittima, città vocazione turistica e il presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, da sempre in prima linea a salvaguardia del lavoro del mare. Vincenzo, io comincio subito da te, che meglio di chiunque altro puoi illustrarci il problema e le difficoltà che vive oggi la categoria, una crisi che già esisteva e che oggi è peggiorata, insomma, da tutti i risvolti negativi di questa pandemia. Com'è la situazione? Com'è la situazione? Comunque, buonasera, ringrazio veramente i sindaci dalla penisola sorrentina, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palombe e Bonaiuti. Vi ringrazio di cuore che oggi essere qui e per parlare di una volta per tutti del comparto marittimo, il precariato. Cos'è il precariato? Oggi il precariato, quello che sta succedendo in questo mondo, in questo momento, io cominciamo a parlare del comparto marittimo, parleremo della grande MSC, della grande Costa Crociere e di tutte queste società di crociere che si sono fermate in tutto il mondo e stanno ancora fermi e tutti i traghetti nel comparto nostro nazionale in questo momento. Significa che tantissimi precariati che stanno adesso in questo momento che dovevano imbarcare nel mese di aprile che era Pasqua, dove imbarcano più persone di equipaggio perché imbarcano più turisti, più passeggeri, aumentano le tabelle e imbarcano marittimi. I famosi marittimi precariati, diciamo da 15-20 anni, che navigano con delle aziende che facevano 6-7 mesi di lavoro anno, in questo momento, da gennaio in poi, questi marittimi non hanno un reddito, non hanno niente, stanno tutti in mezzo a una strada e questo nel comparto marittimo non si sa ancora niente. Qua parliamo tutti quanti che usciremo da casa il 4 maggio, ma da dove usciremo da casa? Qua io. Quello che sto vedendo nella situazione degli italiani che si stanno facendo tutte le vacanze, tutte le ferie a casa e qua non andrà nessuno in vacanza, si sono finiti tutti i soldi, questi i marittimi non imbarcheranno tutti questi stagionali. Io non parlo dei marittimi, io parlo solo della penisola sorrentina, che veramente fa piacere che ci sono tantissimi e tantissimi. Da Sorrento non pensavo così tanti che mi stanno chiamando ufficiali, marittimi, persone che lavorano a finire con MSC e Costa Crociere, da Sant'Agnello e tutta la penisola, che non trovano. Dice, cosa succederà adesso? Non parleremo della nostra campagna di Torre del Greco, che noi siamo una categoria fondata sul mare, l'economia del nostro paese, come adesso è Ercolano, che ci sono migliaia e migliaia di marittimi adesso in mezzo a una strada, non hanno diritto a niente. E io, quelle che io sto vedendo nei giornali e quelle su tutte le testate giornalisti, qua i marittimi staranno a casa fino dopo il 2021. Perché se poi domani troveranno un vaccino,
e gli italiani hanno i soldi per andare a lavorare, va bene, ma io dico che qua soldi non ce ne sono, il vaccino non si troverà prima di dicembre, passeggeri dei tabelli diventeranno minime perché tutta la discussione della sicurezza, prima la nave portava 3.000 passeggeri, in questo momento non porteranno nemmeno più 100 passeggeri, massimo 300 passeggeri, e vuol dire che il personale è bassissimo. Vi dico, solo in questo periodo qua, solo il personale alberghiero ci stavano sulle navi che abbiamo qui, minimo 35 persone, oggi attualmente sulle navi ci sono minimo 7 persone, vuol dire che stanno tutte queste persone in mezzo a una strada. Ecco perché mi ha fatto piacere stare con voi, ma veramente siamo rovinati, sono moltissimo, ma molto preoccupato, che io sto da casa facendo la quarantena e sto facendo le ferie, ma io ho 100.000 chiamate al giorno di disperazione, di pagare il pigione, di pagare il mangiare, perché già ci stanno persone che non hanno pagato il pigione questo mese. Mangiare, fare la spesa, non so più come dare una mano a tutte queste persone. Vincenzo, e per questi lavoratori non ci sono ammortizzatori sociali? No, i cosiddetti marittimi sono fantasmi, non esiste niente per il marittimo. Qua hanno fatto 18.000 decreti, ma per i marittimi stagionali non c'è niente. Io, vedendo anche la penisola sorrentina, al sindaco Cuomo, una città che ho la mia collega che lavora con me, la signora Rosa Cappiello, mi ha mandato un video di Sorrento deserta, non c'era una persona. Vuol dire che una città come quella che vive di turismo, là tutti gli albergatori, ci saranno minimo altre 10.000 persone che stanno per strada. Ecco perché io ho fatto questa cosa, per parlare proprio di stagionalità di tutte queste persone che stanno veramente rovinate senza niente, non abbiamo niente. Antonio, io sono moltissimo preoccupato perché qua stanno già piangendo le persone. Raccogliamo la tua preoccupazione, Vincenzo. Sindaco Palomba, il settore vive una crisi profonda, abbiamo ascoltato le parole di Vincenzo Accardo, fame, disperazione, come l'amministrazione può intervenire? Allora, importante organizzare questi incontri con i sindaci e con chi praticamente combatte sempre a favore, a fianco dei marittimi, perché questo dà forza a noi come amministrazioni di coordinarci, quello che poi Vincenzo sa bene, ogni qualvolta chiama i sindaci rispondono, e noi dal primo minuto, ricordo alcune lettere che abbiamo fatto io e il sindaco Bonaiuto, Ciro se ti ricordi, quando assieme firmammo quella lettera al prefetto per capire i nostri marittimi come dovevano ritornare nelle nostre città, e il prefetto ci ha risposto. Quando praticamente abbiamo mandato la richiesta che veniva dall'associazione dei marittimi in data 16 marzo, che l'associazione chiedeva al prefetto e a De Luca di sospendere il protocollo d'intesa del 12 luglio, Vincenzo se ti ricordi, io ho fatto questa lettera proprio per dare tutta la vicinanza possibile. Ormai questo è già il passato, perché quello che oggi abbiamo e il futuro che abbiamo è un futuro terribile. Io sto dicendo da tempo e sto seguendo, ormai sono 50 giorni che sono qui a Palazzo Baronale per la questione Covid, anche perché noi attori abbiamo avuto i nostri numeri sono arrivati a 91 casi, fortunatamente oggi in questo momento ci sono solo 10 ospedalizzati e 10 domiciliari, abbiamo avuto purtroppo 20 decessi, e che il problema Covid sanitario è un problema, ma il problema finanziario, economico, la forza lavoro, un comparto marittimo che è il secondo d'Italia che noi abbiamo e che praticamente stanno tutti a casa. Io oggi pomeriggio, stando qui al COC, ho ricevuto altre 5-6, ma al di là di tutte quelle che abbiamo ricevuto, centinaia e centinaia di marittimi che adesso stanno a casa, altri che sono sbarcati e ci hanno dato le loro generalità per darle poi all'ASL per i famosi 14 giorni di auto-quarantena. E quindi io dico che bisogna portare avanti delle idee adesso con gli altri sindaci e con voi, una su tutto, la dico subito, portare un documento condiviso a quelle che sono le realtà governative per far sì che praticamente sul comparto devono arrivare tutte quelle che sono le agevolazioni l'aiuto ai marittimi, che oggi io penso che sarà ancora per pochi giorni, ma questo tutta la realtà dei marittimi, cioè tu la stai vivendo in prima persona,
tutte le problematiche di coloro che lavorano, ma noi tra poco la vivremo proprio direttamente come amministrazione. Quindi questo è un primo lancio che io posso portare agli altri sindaci in questa trasmissione, e vediamo in che modo poi condividere un documento. Sindaco Buonaiuto, ad Ercolano si vivono le stesse difficoltà, come voi sindaci della fascia costiera potete fare pressing sul governo? Si sente? Ascoltato la domanda? No, c'è un problema nel collegamento. Mi sento. Mi sente adesso? Sindaco? Sindaco Buonaiuto, mi sente? Passa cortesemente. Vabbè, allora do un attimo la parola al sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo. A Sorrento com'è la situazione? Voi vivete le stesse difficoltà? Certamente, voglio dire, per aggiungere qualcosa di nuovo, perché le problematiche affrontate dal collega Palomba sono le stesse di Sorrento. Considerate di Sorrento della penisola sorrentina. La penisola sorrentina ha tantissimi marittimi, come le città che sono rappresentate dagli nostri colleghi che stanno in collegamento con noi. Il problema è reale e purtroppo il governo ancora non ha fatto nulla per aiutare queste famiglie e queste realtà economiche che sono trainanti per le nostre città. I marittimi sono la prima forza economica anche della penisola sorrentina, che nonostante tutto vive al 90% sul turismo, però la filiera dei marittimi l'abbiamo toccato con mano proprio in questo periodo, che probabilmente forse a qualcuno di noi non era bene a conoscenza. Ci sono diciamo oltre 2000 famiglie che vivono di lavoro di mare, e questo comparto non ha trovato ancora oggi degli aiuti. Io spero che con un appello che faremo anche attraverso la vostra emittente, attraverso i nostri canali, che il governo e la regione possano fare qualcosa di più rispetto all'emergenza attuale. È un'emergenza che è economica, che non finirà nei prossimi mesi, almeno quella turistica. Noi già stiamo pensando alla fase 2, ma io dico anche alla fase 3, cioè il turismo si riprenderà nella primavera del 2021. Dobbiamo cercare di mettere in atto quelle politiche economiche che permetteranno alle famiglie di vivere in dignità questo anno di sacrifici. Non c'è solo il problema del fitto, ma c'è il problema dei mutui casa, c'è il problema di a volte anche di fare la spesa giornaliera. Io spero che con un lavoro congiunto tra tutti noi si possa portare alla conoscenza del governo sia regionale che statale queste emergenze. Noi aspettiamo nei prossimi giorni un intervento massiccio sul decreto di aprile proprio per il comparto turistico. Il comparto turistico rappresenta il 16% del PIL nazionale e non può essere dimenticato dai nostri governanti. Certamente non è semplice neanche per loro, però io penso che questo settore deve essere aiutato con un gettito di liquidità che permetta alle imprese di sostenere tutte le famiglie che sono dipendenti sia a tempo determinato, ma principalmente quelli a tempo determinato, che quando vedranno finito o la cassa integrazione o il prolungamento straordinario dell'una tantum dei 600 euro possa essere dato a loro la possibilità di sopravvivere, anche perché le aziende che riusciranno ad aprire certamente non occuperanno la totale capienza delle strutture, e la prima cosa che faranno per ridurre le spese è quella di non assumere tutto il personale che sono stati assunti per gli anni passati. In penisola sorrentina non grava solo una manodopera locale, ma una manodopera di tutta la provincia di Napoli.
A Sorrento sono presenti chef, camerieri di tutta la costa della provincia di Napoli e dei Monti Lattari. Nonostante questa loro grande professionalità che hanno permesso a noi di crescere in questi ultimi anni vertiginosamente, si vedono abbandonati allo stato di un futuro certo e reale per le loro famiglie. Io spero che facendo un lavoro intelligente, mettendo da parte ogni singola appartenenza di ognuno di noi, anche politica, si possa fare un lavoro onesto e trasparente affinché la regione e il governo possano poi portare degli aiuti reali alle famiglie che vivono insieme a noi questa emergenza. Considerate che noi sindaci siamo le sentinelle del territorio e oggi siamo oggetto di sollecitazioni e di attacchi da parte di tutti quelli che non riescono a sopravvivere, a superare questo momento. Pertanto abbiamo bisogno anche delle casse comunali per portare in equilibrio i nostri bilanci, un massiccio aiuto dello Stato. Se non ci permetteranno con nuovi provvedimenti a garantire l'equilibrio dei nostri bilanci, anche noi saremo impossibilitati ad aiutare chi sta in difficoltà e oggi sono tanti quelli che ci chiedono aiuto e pertanto speriamo che con un lavoro che si sta facendo, sperando anche nei prossimi provvedimenti di trovare qualcosa di reale e di vero e di fattivo in ogni azione comune che andremo a fare. Sindaco Buonaiuto, torno da lei. Ad Ercolano naturalmente la situazione è analoga. C'è il microfono spento, il sindaco Ciro. Il microfono spento, Ciro. Microfono Il spento. microfono è silenzioso. Un'altra volta. No, lo deve un attimo. Ancora, Ciro. Ah, sentite? Sì. Sì. Ma meglio? Adesso sì. Sì, dicevo, ad Ercolano naturalmente si vivono le stesse difficoltà, sindaco, con aiuto. Allora, io non sento Antonella quando modera, quindi provo ad immaginare che la richiesta sia stata la medesima che sia stata rivolta ai colleghi. Ma prima di affrontare l'argomento, io voglio ringraziare la redazione di TV City per aver condiviso con i tre sindaci del territorio una problematica che è comune a tutti. Il problema del comparto marittimo è un problema, come ha detto bene Giovanni Palomba e Giuseppe Cuomo, che non può essere affrontato in maniera occasionale. Io credo che le difficoltà che noi possiamo affrontare e risolvere in questo momento siano di tre tipi. Il primo, le procedure amministrative che i marittimi sono costretti ad affrontare quando sbarcano. È indignitoso ed è una vergogna vedere le file di marittimi fuori a un ufficio amministrativo che stanno lì a chiedere nient'altro che l'esercizio dei propri diritti. Secondo me, noi dobbiamo chiedere all'INPS e alla Cassa Marittima di agevolare le procedure, sburocratizzarle, perché è imbarazzante vedere quei ragazzi che stanno lì a chiedere nient'altro che dignità. Quindi noi possiamo eventualmente chiedere che per determinate categorie ci siano delle procedure più semplici, perché altrimenti ci troveremo sempre a fare la guerra tra gli ultimi e penultimi ed è una guerra che non vince nessuno. Per quanto riguarda il rilancio del comparto marittimo, bene che arrivino, come ho sentito dal governo, dei fondi, ma è più importante ancora, secondo me, chiedere quale sarà la strategia. Perché allo Stato noi sentiamo parlare di fase 2, di ripartenza, ma per quanto riguarda il settore dei trasporti, non sappiamo, come ha correttamente detto a Cardo, quante persone potranno salire a bordo. Come fa un armatore a individuare una strategia economica, commerciale, imprenditoriale se non sa nel prossimo anno quanti passeggeri potranno essere trasportati? E questo non vale solo per il comparto marittimo, ma anche per il trasporto su gomme, su rotaie. Se nel treno non può esserci nessuno in piedi e potranno essere soltanto seduti nella metropolitana e nella circumvesuviana, rafforzeremo le corse? Allora, secondo me, noi abbiamo bisogno di notizie certe, altrimenti sarà difficile anche individuare una strategia.
Il comparto marittimo di Ercolano, di Sorrento e di Torre del Greco è strettamente legato al turismo, come ha detto Giuseppe Cuomo. E allora, quando si riapriranno, non soltanto simbolicamente, i confini tra le diverse regioni, quando si potrà andare liberamente in vacanza in Sardegna o in Sicilia? Noi queste cose le dobbiamo sapere, perché se non le sappiamo sarà difficile individuare una strategia. Quindi io credo che ben venga una soluzione condivisa e che ben venga un documento dove si chiede più dignità per i marittimi che sbarcano. Ripeto, è una vergogna in sede di lockdown vedere quei poveri ragazzi fare la fila fuori un ufficio amministrativo per chiedere informazioni. Due, il settore turistico, che è strettamente legato al comparto marittimo. Quando, come e in che termini ripartirà, soprattutto in Italia? Io, per esempio, sono per, piuttosto che offrire i bonus ai notai di 600 euro, io credo che i bonus debbano essere offerti alle famiglie affinché possano spenderli nel territorio, nelle agenzie turistiche del territorio. Soltanto così si può investire nel turismo di casa nostra. Tre, il settore dei trasporti. La fase 2, che riguarderà una riapertura parziale, in che termini? Quanti passeggeri potranno essere imbarcati? Con quale distanza di sicurezza potranno essere imbarcati sulle navi? Secondo me, se non affrontiamo queste difficoltà, difficilmente troveremo la soluzione. Bene, grazie Sindaco Buonaiuto. L'abbiamo sentito dai primi cittadini di Torre del Greco, Ercolano e Sorrento, le difficoltà sono le stesse. La crisi è grande, ma insomma, insieme, facendo rete, si può fare pressing sul governo e sulla regione per individuare una soluzione. Vincenzo Accardo, quindi quella di un documento potrebbe essere un punto di partenza, l'idea del documento. L'idea del documento va benissimo, io ho già contattato altri sindaci di Sant'Agnello, Pier Giorgio Sacrestani, il dottor, il sindaco di Procida, e ancora più altri sindaci che vivono nel nostro della nostra problematica, che noi, come ha detto il sindaco Cuomo e come dici voi sindaci, noi siamo l'economia del nostro paese. Se noi stagionali, noi qua parliamo, il sindaco ha detto 2000 solo a Sorrento, noi qua nel nostro comparto parliamo adesso solo in Gamma, noi siamo più di 10.000 persone, 10.000 famiglie che andrevano a lavorare, farsi un'estate dignitosamente, un po' di disoccupazione, andavano avanti. Qua non ci starà più niente, come diceva il sindaco adesso, Buonaiuto Ciro, è dignitosamente che hanno spostato il pagamento anche dei marittimi di Ercolano, l'hanno mandato a Napoli e tutti i marittimi di Napoli non stanno percependo un euro, per il semplice motivo che ancora qualcuno sta lavorando all'immissione. Non si sa queste persone cosa devono fare. Significa che dopo il 5 maggio, che finirà questa discussione, come noi associazioni, ho mandato 5 PEC, 10 mail, ma nessuno di Napoli responsabile hanno risposto a questa situazione. Significa che si troveranno tutti i marittimi di Ercolano, di Napoli e provincia che devono andare all'immissione Napoli il giorno 5 maggio, si troveranno 2-3.000 persone là per cercare la loro dignità, perché stanno da 60-70 giorni, non hanno soldi. E questo io faccio un appello al sindaco di Ercolano di fare una cosa molto ma molto importante, che già ne abbiamo parlato con voi sindaco, di i marittimi non devono andare più a Napoli ma devono andare all'Inps di Portici almeno 2 volte alla settimana per andare a vedere solo i documenti cartacei come sta la situazione di pagamento per loro. Nel comparto marittimo io dico benvenga di fare un documento comune, e mi fa molto piacere che oggi siamo qua, perché oggi in poi noi dobbiamo cominciare a parlare dei marittimi italiani. Allora qua devono finire tutti questi muri, gli accordi sindacali che sono stati fatti a fine ieri, gli accordi scellerati dove c'era una legge 3098 perché ogni sindacato guadagna 290 euro a extracomunitari e ci stavano sulle navi. Noi dobbiamo cominciare a dire che gli accordi in deroga devono essere strappati. Dobbiamo cominciare a fare un accordo nuovo per i marittimi, a tutte le società, cominciando croceristiche, che vengono in Italia e si mettono la bandiera italiana bella poppa, devono imbarcare più marittimi italiani, perché il marittimo non deve essere più precariato, ma deve essere assorbito e devono lavorare 7-8 mesi anno. Solo se MSC, Costa Crociere e tutte le società, Tirrenia, Grimaldi, MSC, GNV, Corsica Ferris, vorrebbero imbarcare solo d'estate, invece no, dobbiamo cambiare strategia, dobbiamo dire al governo, chi viene in Italia, perché Costa Crociera
doveva fare 20 attracchi qua, portava 197.000 passeggeri che giravano in Italia. Scusate, oggi tutte queste navi stanno tutte quante ferme nel mondo e abbiamo ancora i nostri concittadini marittimi abbandonati fuori dal mondo e non rientrano in Italia. Come avete detto bene voi sindaci, abbiamo avuto marittimi che si vengono a fare la quarantena, se la vengono a fare a casa, perché qua nessuno c'è un appartamento, una vita, se la vengono a fare in 3 metri quadrati nascosti per 14 giorni. Io qua tutti i giorni faccio social, ho 100.000 chiamate al giorno, mi dovete credere. Io non bianco qua, la mattina e la sera, non possono mangiare, non possono comprarsi più qualcosa, sussidi, affitto, acqua, luce, gas, arrivo tutti i mesi. Ho fatto fare domandine e centinaia per far bloccare i mutui, combattere con le aziende, mandare l'email per fare dire loro che questi qua sono sociali, non in banca, dovete bloccare i mutui. Banche che dicono non paghiamo, non pagate il capitale, ma pagate solo gli interessi. Uno che mi ha chiamato prima dice devo pagare 600 euro di mutuo, dice devo pagare 450 euro solo di interessi. Ma che stiamo scherzando? Ma scusate. E questo allora va bene. Io metterei, se voi siete d'accordo, io farei anche un gruppo per voi come sindaci di WhatsApp, se siete d'accordo, io vi metterei i nostri contatti, vi scriverò qualcosa e metterei altri sindaci, Sant'Agnello, se il sindaco di Sorrento conosce altri sindaci della penisola, li mettiamo tutti insieme. Così si manderà al presidente della regione, che è stato un grandissimo, che sta portando questa battaglia di un colore politico, di quello che sta combinando per la regione Campania, perché qua sono tutti gli infettati da nord, ma ci stanno sempre criticando a noi qua giù qua. Noi siamo tutti fratelli e sorelle in questo mondo. Però adesso è il momento di dire qualcosa veramente per i marittimi italiani. Come avete detto voi sindaci, il problema rimarrà a voi, ma rimarrà anche a me. A me nel modo di dire che io non ce la faccio più a parlare con tutte queste persone che sono disperate. E fra, come ha detto il sindaco di Ercolano, fra 20 giorni vi ritroverete tutto quanto sotto il comune, perché non hanno sufficio, non hanno niente. I proprietari vogliono i pigioni di casa. Qua parliamo di sopravvivenza, non vogliono appartamenti, di sopravvivenza. Io, come ho sentito anche il sindaco di Sorrento, loro che è una città di veramente, che vivono veramente, ho visto una città deserta, significa 8-9 mila persone, albergatori, saranno ancora tutti quanti a casa, però non ci siamo riconosciuti da nessuno. Il marittimo ha pagato un fondo della Solimar, tutti li pagano, anche il precariato, ma non può attingere a quel fondo perché è solo la continuità del rapporto di lavoro e neanche si parla fra poco. Ma scusate, ma noi scherziamo? Qua stiamo scherzando per il pezzo di pane adesso. Qua non stiamo parlando di una società o di un altro, parliamo del comparto marittimo a 360 gradi. Stanno tutti quanti in mezzo a una strada e noi dobbiamo prendere tutti in mano la situazione. Chi vuole venire a fare le crociere in Italia devono imbarcare più marittimi italiani, perché ve lo dico, che fra poco è 2021 che partirà questa spero subito al Dio che si toglierà questo coronavirus, noi possiamo far lavorare tantissimi giovani, vogliamo la formazione, bisogna fare formazione a tantissimi giovani, devono spendere il governo che sputtano miliardi e miliardi di euro e si tolgono un po' di loro tutte queste mensili per un paio di mesi, che loro prendono 30.000 euro al mese, solo tolgo, e cominciamo a parlare di una categoria abbandonata, la categoria del fantasma, perché noi siamo categoria fantasma e noi, cari sindaci, siamo state sempre l'economia dei nostri paesi, hanno combattuto i miei nonni 59, non voglio che arriveremo a 59, perché qua veramente si sfiorerà la fame e chissà cosa succederà. Io a mantenere e gestire veramente mi dovete credere, come sareste un vostro fratello, io sento solo piangere tutti i giorni. Dobbiamo fare qualcosa insieme, dobbiamo mettere altri sindaci in mezzo, che dove vivono sono i marittimi e l'economia turistica di quel paese, e fare un grande documento a Mattarella, a Conte, a ministri dei trasporti, di dare dignità e rispetto ai marittimi italiani. Ministri dei trasporti, che deve essere una sua responsabilità, di parlare di noi, come abbiamo visto anche una nave che ci sono i profughi a bordo a Palermo, ma l'amor di Dio, tutto va bene, ma vogliamo parlare 5 minuti? Non dico 5 minuti di marittimi italiani, qua fanno tutti slogan, parlano degli italiani, ma mai dei marittimi, cara Antonella. Hai ragione Vincenzo, la situazione è drammatica, i lavoratori ora sono allo sbando, la fase 2 è alle porte, ma non abbiamo informazioni, non conosciamo
strategie. Sindaco Palomba, è nata questa sera l'idea di questo documento condiviso. Quali sono le priorità che dovete andare ad evidenziare con i primi cittadini? Allora, come diceva Vincenzo, e come ogni qualvolta ha chiesto di intervenire come sindaci, noi abbiamo sempre detto presenti, e quindi di questo lui se ne deve stare tranquillo con tutti gli amici che lavorano nel settore marittimo, che non è lui la chiama economia fantasma, no, è un'economia reale, perché senza i marittimi città come Torre del Greco, Ercolano, Sorrento, beh, ci sarebbe poco da fare, perché realmente mancherebbe proprio il sostegno vitale a queste nostre città. Quindi va bene un documento condiviso, l'ho detto proprio inizialmente, Vincenzo, allarghiamo a quanti più sindaci è possibile, perché si deve sentire forte l'esigenza delle nostre città per quanto riguarda il settore marittimo e per quanto riguarda tutti i marittimi. Saranno delle idee condivise, tu Vincenzo puoi già approntare un documento, posso pensare di essere promotore dell'istituzione di un fondo per il comparto marittimo, prevedendo meccanismi di sostegno al reddito o altre iniziative che noi riteniamo più giuste. Da parte mia, tranquillamente portiamo avanti tutte le iniziative, come abbiamo fatto anche ultimamente in questo periodo, con firme congiunte di documenti congiunti, io il sindaco Bonaiuto, altri sindaci, e quindi anche con il sindaco Cuomo, siamo qui pronti ad intervenire, anche perché il problema è serio, l'ho detto prima, Covid, problema sanitario, ok, ma il problema poi economico è qua, ormai sta diventando tutti i giorni, Vincenzo, senza nessun problema, come li ascolti tu, noi qua siamo quasi tutta la giornata e ne stiamo sentendo di situazioni. Quindi piena partecipazione da parte del sindaco di Torre del Greco. Grazie sindaco, conosciamo la sua vicinanza al comparto, parlava di questione economica sul territorio di Torre del Greco, i danni sono stati ingenti dal punto di vista economico, guardando facendo un quadro un po' più ampio della situazione. Sì, i problemi economici ne sono tantissimi, anche perché settore marittimo, ne hai parlato tu di cifre, ma tu parli di famiglie, Vincenzo, moltiplichiamo per coloro che stanno all'interno delle famiglie, quando possiamo arrivare? Vincenzo, tu sei più bravo di me nei conti. Noi come siamo situati qua, siamo più di 10.000 persone, e questo è il settore marittimo. Torre del Greco e Colano e Sorrento siamo più di 10.000, vogliamo parlare del turismo, vogliamo parlare dei lidi, vogliamo parlare della ristorazione, che poi ha anche i suoi collegamenti, il mare, tutto quello che noi abbiamo, le attività di altre attività marinare. Torre, come poi ogni città ha i suoi problemi, e lo stiamo vivendo, ma lo stiamo toccando con le mani, perché è tutto chiuso, c'è poco da fare. Quindi noi stiamo aspettando la fase 2, che è la fase di incominciare, di ricominciare, pian piano, perché capisco che non è facile, non è semplice, perché il problema delle distanze, quando si parla di andare a prendere un pullman, andare a prendere una circumvesuviana, andare a prendere una nave, sono tutte dei problemi, però bisogna comunque partire, perché chiusi in casa non andiamo da nessuna parte. La ripresa però sarà comunque molto graduale, sindaco Palomba. Sì, ma ce lo stanno dicendo e altro non possiamo fare, mentre noi siamo qui in diretta, la televisione accesa, parlano di 3.000 contagi in Italia, quindi praticamente il problema purtroppo sussiste, ma nello stesso tempo io ritengo che bisogna vivere questa situazione sia con il Covid, ma nello stesso tempo dobbiamo anche pensare di partire in qualche modo, perché fermi non possiamo. Ci sarà un punto in cui praticamente sarà difficile poi gestire quello che è il problema delle famiglie, e quindi fermi non possiamo stare, e dobbiamo convivere con questo che è questa malattia, almeno fino a quando non uscirà un vaccino o una terapia affinché la possiamo superare.
siamo alle battute finali, vorrei dare ancora una volta la parola al sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto. Quindi nasce stasera da questo primo confronto tra sindaci l'idea di un documento positivo, idea che lei sposa, e quindi quali ora le priorità da mettere nero su bianco? Ma io ritengo che le priorità, come ha detto, come hanno detto anche i colleghi, siano quelle di invitare il governo a rafforzare il settore e il comparto, perché soltanto se abbiamo una strategia chiara con degli obiettivi chiari rispetto a quelli che saranno i prossimi flussi turistici verso le isole e delle idee chiare rispetto alla fase 2 in tema di trasporti marittimi, noi potremmo effettivamente aiutare i nostri concittadini che navigano. E poi inoltre rinnovo l'invito, aiutiamo i nostri concittadini a affrontare delle procedure amministrative meno farraginose, perché effettivamente è dignitoso vedere questi ragazzi che fanno la fila per ore per ottenere un proprio diritto. Grazie sindaco Buonaiuto, do in conclusione la parola al sindaco Cuomo per fare insomma il punto di questo primo confronto e le idee che sono maturate. Sì, i confronti logicamente sono sempre utili. Io saluto di nuovamente gli amici di Torre Greco e di Ercolano, sperando di poter fare una battaglia insieme. Però io condivido, oltre a quello che ho detto, condivido quello che ha detto sia il sindaco di Torre del Greco che di Ercolano, che secondo me bisogna ripartire immediatamente con delle regole e dei provvedimenti certi. Bisogna far partire il trasporto è fondamentale per ogni tipo di attività, e in quella marittima e turistica è prioritario su tutto. Se non sappiamo come dobbiamo affrontare il cliente, sia passeggero o turista che viene in un albergo o in un ristorante, gli imprenditori non sanno come organizzarsi. Intanto la priorità è avere dei regolamenti, dei provvedimenti certi e applicabili, che non siano troppo rigidi, altrimenti né il trasporto diventa più sostenibile e i costi aumentano vertiginosamente, e né si può pensare di accogliere un turista in un albergo o in un ristorante con le mascherine e i guanti. Pertanto dall'azione che certamente faremo congiunta, condivideremo insieme al sindacato che rappresenta i marittimi, speriamo di avere dei provvedimenti al più presto, in modo che tutto il comparto, sia marittimo che turistico, possa partire al più presto. Abbiamo tutti quanti voglia di ripartenza, di lavorare, di non aspettare e di fare la nostra parte. Pertanto io, diciamo, l'augurio dopo questo incontro è che ci siano altre occasioni per confrontarci, ma principalmente dovremmo avere delle direttive che siano certe ed applicabili, sempre nella garanzia del lavoratore e degli ospiti che usufruiscono sia delle navi, dei traghetti e delle strutture ricettive, in modo da poter in serenità poter lavorare e non pensare ad altro, perché una volta che si lavora tutti gli altri aspetti certamente verranno meno e affronteremo questo primo momento con più serenità. Grazie a voi dell'opportunità. Grazie sindaco Cuomo. Prima di chiudere, Vincenzo Accardo, come vedi i sindaci oggi intervenuti in trasmissione con noi sono tutti vicini alla categoria, insomma è favorevole all'idea di un documento. So che lei voleva estendere questo appello anche ad altri primi cittadini. Sì, la settimana prossima ho chiamato già il sindaco di Sant'Agnello, Pier Giorgio Sacrestano, il dottor, chiamerò il sindaco di Procida, chiamerò a 4-8 sindaco ancora, così ne saremo di più a fare questo grandissimo documento. Volevo dire una cosa al sindaco Giovanni Palomba: noi stiamo parlando solo nel nostro territorio, che ho detto che erano più di 15.000, 20.000 persone che possono, ma noi parliamo nel comparto del mare, Sicilia, Pizzo, in tutti i marittimi italiani, che qua si parla di 50.000 marittimi che staranno a fame, non parlo di 50.000 marittimi che staranno a fame. Io veramente quello che posso, vi voglio ringraziare di cuore ognuno di voi dell'opportunità di oggi
di cominciare a fare veramente qualcosa di positivo e serio per un comparto che è stata sempre l'economia dei nostri paesi, ma abbandonati e fantasmi dagli altri. Questo vi voglio dire un grazie di cuore da me come presidente dell'associazione Metti il Futuro, da tutti i nostri associati, e che veramente Dio ce la manda buona a tutte quelle famiglie che veramente stanno piangendo, che volevano andare al lavoro e questa volta non si trovano il lavoro, e se ne parlerà dopo il 2021, perché nessuno dice la verità, ma qua nel comparto mondiale se ne parlerà tutto nel 2021. Grazie di cuore di nuovo. Grazie Vincenzo Accardo, non mi resta che salutare e ringraziare i nostri ospiti, quindi il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, il sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, Ciro Gaglione alla regia, e grazie a tutti per la cortese attenzione. Saluti a tutti. Saluti a tutti. Saluti.